First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second things. Ciao Rider, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono nella mia officina e ho una GoPro in testa perché tra poco mi servirà un filmato in prima persona. Cosa ho in mente di fare oggi? Oggi voglio andare a cambiare il pneumatico usato Maxxis dell'altra volta, dello scorso video. Se non l'avete visto il video andate a vederlo, vi lascio qua sopra la scheda. Di solito le gomme le cambia mio papà e questa è una piccola premessa, ma ci tengo a farla perché io è una vita che non cambio un copertone, quindi spero di non essermi dimenticato. In passato ne ho cambiati tanti perché appunto facevo il pilota professionista, ma fai da te, quindi a casa mi arrangiavo nel cambio gomme. Le gomme ho imparato a cambiarle nel lontano 2008 quando mi trasferì da casa e andai nel team Pardi. È stato proprio grazie a Giuliano Pardi che ho imparato questo metodo. Vi riporterò quindi il mio metodo di cambiare le gomme, spero che vi sia utile e fatemelo sapere nei commenti e in ogni caso direi di metterci all'opera. Ok, allora cosa ci serve per cambiare la gomma? E allora, come prima cosa io utilizzo un piccolo sgabello, in questo caso vabbè sono due step uno sopra l'altro, è ancora leggermente basso, lo preferirei appena appena più alto, però ce lo facciamo andare bene. Come attrezzatura abbiamo tre ferri per il cambio gomme, il togli valvole e la chiavetta per il ferma copertone e un martello di gomma. Ci teniamo tutto qua pronto in maniera che non dobbiamo alzarci altre volte per andare a prendere altre cose. Allora, mi siedo sul mio sgabellino, ho la gomma di fronte a me. Adesso per curiosità faccio partire anche il cronometro, ma non per fare una gara contro il tempo, ma solo per darvi un'idea più o meno di quanto tempo ci impiego per cambiare la gomma in maniera molto easy. Allora andiamo sul cronometro. Ok, tempo partito. Allora la gomma me la metto di fronte a me e mi tengo dalla mia parte, dalla parte più vicina, il ferma copertone. Come prima cosa vado ad aprire il tappino della valvola e vado a togliere tutta l'aria. Quindi togliamo l'aria. Questa è una maniera più rapida per sgonfiare, la maniera più rapida per far perdere pressione al copertone e far perdere tutta l'aria che c'è dentro. Prendete dei punti dove posizionare le cose e tenete memorizzati dove li mettete, in maniera, cioè cercate di essere metodici per non perdere tempo poi ad andare a cercarli. A questo punto l'aria è uscita tutta e allento anche il copertone. Ecco, il dado del copertone lo allento fino in cima al filetto, ma senza toglierlo. Adesso spingo in dentro il ferma copertone e a questo punto vado a stallonare bene la gomma dal cerchio. Ok, cerco di stallonarla anche dove c'è il ferma copertone, quindi premo il ferma copertone e faccio rientrare bene la gomma. Ok, quando che si è scollato bene il copertone dal cerchio, giro la ruota e faccio la stessa cosa anche dall'altra. È bello incollato. Ok, premo più volte il ferma copertone per essere sicuro che si sia scollato anche dalla parte più importante, che è proprio quella del ferma copertone. Riposiziono la ruota sempre in questo lato qua, dopodiché
iniziamo a mettere i ferri. Ok, i primi due ferri da mettere, come vedete, sono opposti al fermo a copertone. Io andrò a mettere un piede sopra alla ruota, dalla parte del fermo a copertone, ok. A questo punto comincio a ninnare un po' la gomma, vedendo di non forzare troppo, ma devo sentire quando la gomma diventa più morbida. Vado a mettere una leva sotto al disco e poi posso anche salirci con entrambi i piedi per stallonare ancora meglio la gomma. Ok, adesso pian pianino a colpetti di martello di gomma inizio a far uscire tutto il lato la gomma. Ok, poi più avanti andiamo diventa sempre più semplice, perché la gomma ormai è già per metà uscita. Sempre attenzione quando siamo qua vicini al fermo a copertone, non andare a romperlo. Ok. Ok, quella del martello di gomma è una comodità che non avete neanche idea. Ok. Ok. A questo punto bisogna tirar fuori la camera, perciò qui abbiamo la nostra valvola. Mettiamo un piede in mezzo alla ruota, con una mano ci aiutiamo a tirar su la spalla del copertone, entriamo con le altre dita e andiamo a tirar fuori la valvola dal cerchio. Ok, pian pianino facciamo uscire la camera anche dal resto. È un po' più dura perché io monto la doppia camera, che dopo vi faccio vedere cos'è. Ok, adesso non ci resta altro che togliere il copertone dal cerchio. E qui il sistema è questo. Allora, sempre il fermo copertone rivolto in basso, cerco di stallonare bene il cerchio. Prendo un ferro che sia bello lungo da questo lato qua, lo vado a inserire. Ok, lo vado a inserire qua, in questo lato, lo faccio girare in questa maniera qua. A questo punto mi alzo, giro la gomma da questo lato, metto un piede in questa posizione e qui posso fare forza per tirare verso di me il copertone. A questo punto prendo il martello di gomma e in questa zona qua dovrò andare a colpire per far uscire il cerchio. Mi raccomando, senza prendere a colpi il cerchio. Ok, adesso sento che sta uscendo, perciò non mi serve più l'aiuto della chiave, basta un po' di forza e la gomma è tolta. Ok, vediamo quanti minuti ci ho impiegato. 8 minuti a chiacchiere e veramente con calma. Cos'è la doppia camera? Allora, la doppia camera è un sistema che utilizziamo noi, e questo per evitare
La foratura in allenamento, perché in gara ho sempre utilizzato in passato le mousse, però anche in allenamento mi scoccia buttare via del tempo perché magari faccio una foratura stupida al primo giro. Per questo vado a infilare la camera d'aria dentro una vecchia camera tagliata proprio nel centro e vado a ricavare un'anima esterna di protezione. Perciò è proprio per questo che la chiamo doppia camera. Un po' più difficile montare e smontare, come avete visto, però almeno salviamo la foratura. Allora andiamo a prendere la gomma nuova, che come vedete è ancora marchiata Maxxis. Sempre un bel momento quando si monta il copertone nuovo, perché a me mi dà uno stimolo assurdo. E adesso dobbiamo fare l'operazione praticamente inversa. Allora, innanzitutto la prima cosa da vedere è se la gomma ha una direzione. Da questo lato non si vede nulla. E vediamo dall'altro se c'è una freccia. Di solito c'è una piccola freccia. Non si vede niente, neanche da sto lato qua. Forse può andare in entrambi i lati. Allora, il disegno è praticamente equivalente. Anche se giriamo il copertone, è sempre lo stesso disegno, quindi presumo che non abbia una direzione. Allora, a questo punto c'è chi utilizza anche un po' di sapone da mettere attorno al profilo interno del copertone. Io non ho mai utilizzato niente, perché in teoria, se facciamo le cose fatte bene, dovremmo riuscire a mettere dentro il tutto senza nessun liquido. Adesso metto la ruota in questa posizione in maniera che ho la corona rivolta verso di me, e almeno per il primo momento il fermacopertone sempre in fondo, rivolto in basso. Vado a posizionare il cerchio andando a inserire bene il fermacopertone in maniera che non mi resta qui all'esterno, ma entra dentro la spalla del pneumatico. Ok, a questo punto posso mettere in terra la ruota e con una chiave faccio praticamente l'esatto contrario di prima, andando a mettere dentro . Ok, adesso il copertone è tornato con la spalla dentro e quindi adesso a questo punto devo rimettere dentro, devo riposizionare la camera. Guardo dove c'è il buco, metto sempre il piede sopra, prendo come ho fatto prima il copertone, mi faccio spazio, lo metto dentro anche un pochino dalle parti prima, in maniera che non tribulo a trovare il buco. Guardo che sia centrata e adesso bisogna un pochino avere la mano, perché per trovare il buco non ridete, ma ci vuole un pochino di esperienza. L'esperienza non manca, come vedete. Il buco l'abbiamo trovato subito. Ok, adesso vado a inserire anche il resto della camera. Diciamo che in pantaloncini corti, come vedete, non era proprio una mossa giusta. Però ragazzi, qua in officina fa un caldo. Ok, adesso dentro bene con le dita per far sì che la camera, vi assicurate che sia entrata tutta, perché sennò poi la pizzichiamo. Cosa fare subito? Innanzitutto verificare che la valvola sia
dritta e non che prenda una direzione sbagliata. Se non è dritta, ancora prima di mettere dentro la spalla del copertone, posso mettere i piedi dentro i raggi, ninnare un po' il pneumatico in maniera che si assesta bene la camera e si raddrizza la valvola. Per montare da questo punto in poi il copertone, quindi ultimare il montaggio, è importante verificare che il fermacopertone sia libero, che non faccia fatica. A questo punto una chiave la metto alla mia sinistra, quindi prima del fermacopertone, premo con le dita il fermacopertone e vado a mettere la chiave in questa posizione qua senza forzarla troppo. Io vado a mettermi con un ginocchio in maniera che evito che la leva torni indietro e con un'altra chiave entro per andare a posizionarla sul cerchio e pian pianino faccio entrare questa porzione di gomma nella posizione giusta, quindi senza che vada a impigliarsi sul fermacopertone. Da questa posizione qua inizio a fare sto giochino qua finché la prima parte vedo che si posiziona correttamente. A questo punto c'è uno spazio abbastanza sufficiente per tenerci sopra un piede, ok? Ci montate sopra proprio di peso e avanzate facendo il medesimo giochino. Quindi adesso qua, come vedete, è entrata correttamente perché il fermacopertone è ancora libero. Da qui in poi mi servo anche del martello in gomma, ok? E con dei colpetti faccio entrare sia la gomma e mi sposto la chiave. Guardate sempre che sia dentro la camera. Avete fatto le cose fatte bene. Ecco, poi continuate a dare dei colpetti in maniera che il pneumatico rientra il più possibile anche dove che tenta di uscire, perché altrimenti vi diventa corto e non riuscite più a far entrare l'ultima parte. Quando avanzate con la chiave, non avanzare troppo, cercate di non avanzare troppo perché altrimenti fate una forza disumana e rischiate anche di rompere il copertone. Sempre un po' alla volta. Un po' di pazienza, non serve fare forza. E come diceva Giuliano, olio di gomito, ancora prima di dar gas. Ok, ci siamo quasi. Ok. L'ultima parte, adesso la mettiamo dentro anche con il piede. Ok, la valvola è all'incirca dritta. Il fermacopertone, vediamo se è rimasto libero. È rimasto libero. Quindi adesso andiamo a dargli ancora una bella pompata al copertone da far sì che si centra. Si stallona ancora prima di essere gonfiato. A questo punto possiamo o gonfiarlo una volta ancora prima di metterci la valvolina, giusto per fare una prova, oppure possiamo direttamente mettere la valvola e andare a gonfiare la gomma. Mettete sempre il controdado per evitare che gonfiando il copertone si risucchi dentro la valvola e a quel punto è una bella rogna. Ok, avete visto che adesso l'ho gonfiata addirittura oltre l'atmosfera del manometro perché voglio che si stallona bene e che si riempie il copertone senza rimanermi magari con la spalla dentro da qualche lato, da qualche parte. Lo controllo bene da entrambi le parti e a questo punto non mi resta altro che
andare a dare un tirone, andare a serrare bene il fermacopertone. 13 minuti, mi sa che l'ho bloccato col polso facendo qualche movimento, ma comunque non ci ho messo più di, credo che in un quarto d'ora senza allenamento, perché da un bel po' che non cambio gomme, come vi dicevo prima, un quarto d'ora è accettabile, dai. Come ripeto, non ho fatto le corse per fare un record nel tempo, ma ho fatto le cose con calma, cercando di darvi, di farvi vedere un po' il mio metodo. Dovete solo ricordarvi, in questo caso lo dovrò fare io, che il copertone è gonfio e ha più di 4 atmosfere, perché appunto l'abbiamo stallonato bene, quindi dovrò ricordarmi di metterlo in pressione prima di caricare la moto sul furgone. E io vi invito a farvi dei bigliettini, o se avete un foglio magari sul tavolo degli attrezzi, mi mettete lì un foglio e annotatevelo, perché va a finire che entrate in pista col copertone troppo gonfio. E basta, che dire, qua la gomma è finita, mi resta altro che montarla. Bene, come avete visto, ho montato il copertone, spero che vi sia stato utile questo video e spero che qualcuno di voi provi anche questo metodo e che ci trovi bene. Ho sudato una maglietta come andare in palestra, ma vi assicuro che è perché sono chiuso con le porte per girare il video e qua dentro non c'è un filo d'aria, si muore di caldo. E niente, spero vi sia piaciuto il video, lasciatemi un bel supporto e un commentino magari, fatemi sapere le vostre impressioni. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Adesso mi vado a montare la ruota perché domani vado a girare. Ciao! Ciao!